da qualunque angolazione lo si guardasse, questo derby di Romagna tra Imolese e Ravenna non sarebbe mai potuto essere banale. È un derby in cui l'Imolese cerca di fare subito la voce grossa con questa conclusione che viene bloccata dal portiere Venturi, conclusione di Borgobello al settimo minuto di gioco. Ci prova anche Longobardi al decimo, grandissimo sinistro e palla che va a sfiorare il palo. 28esimo minuto, ancora in attacco l'Imolese, Ferretti sulla cross di Monacizzo, schiaccia il pallone e va vicinissimo al gol dell'1-0. Lui che è stato premiato all'inizio gara per essere il miglior marcatore nella storia dell'Imolese in Serie D, è sempre Ferretti a provarci. Come detto, al primo minuto del secondo tempo, un secondo tempo in cui la Ravenna prova a scuotersi, a farsi pericolosi in attacco, da Pregnolato a Luzzi, tiro a giro che va a sfiorare il palo. Questo al settimo minuto di gioco, andiamo al 13esimo, si incunea in area di rigore selvatico, cerca il tiro di punta, la palla però prende l'effetto ad uscire, così facendo termina in out. I tempi però sono maturi per il vantaggio dell'Imolese che arriva al 16esimo minuto, il cross di Longobardi, il colpo di testa, questa volta vincente, di Ferretti. Di fronte, come vediamo, ad una cornice di pubblico entusiasmante, tanti tifosi dell'Imolese, tantissimi quelli della Ravenna, si parla di quasi 1300 persone presenti al Romeo Galli. In questo momento l'Imolese sta dando l'unghiata decisiva al campionato, ancora in attacco, il padrone di casa cerca il gol alla Totti, Ferretti con questo destro al volo che però non inquadra lo specchio della porta. Ci prova il Ravenna con l'ex di turno, Stelleri, punizione dalla distanza, ma è attentissimo il portiere Stancampiano. Dalla parte opposta l'Imolese con Ferretti che aggancia un pallone in area di rigore al 35esimo, lo scarica all'indietro per Selvatico, conclusione di sinistro, anche questa pericolosissima. Imolese in cui può beneficiare di spazi importanti anche il neoentrato Tattini. Tattini che entra in area di rigore, scarica all'indietro, pallone che viene raccolto da Testoni, il numero 3, prova il sinistro, attento però il portiere Venturi per il Ravenna. Un Ravenna che esce alla grande nel finale, siamo al 39esimo minuto, un destro incredibile di Pregnolato, miracolo del portiere Stancampiano a salvare la propria porta. 50esimo minuto, ultimo assalto del Ravenna, pallone prolungato da Ballardini per Leli. Il pareggio all'ultimo della Ravenna in casa dell'Imolese. Un pareggio che può valere tantissimo per la corsa, per i playoff o addirittura per quella per il primo posto, perché blocca dunque la fuga dell'Imolese che sembrava ormai destinata ad avere successo e mantiene vivo il Ravenna ancora nell'ottica di poter cercare la promozione diretta.